Stefano Bettarini annuncia. Niccolò è stato operato questa mattina. L'intervento è durato più di 2 ore. Stefano Bettarini ha annunciato che il figlio Niccolò è stato operato questa mattina. Il giovane è stato accoltellato durante una violenta lite in una nota discoteca di Milano. Ora l'ex calciatore ci tiene a informare tutti sull'operazione avvenuta nella mattinata di oggi. Secondo quanto dichiara Stefano, i chirurghi sono riusciti a ricostruire il nervo lesionato durante l'intervento, che sarebbe durato più di 2 ore. Fortunatamente, nonostante le numerose ferite, il ragazzo è riuscito a sopravvivere. Diverse sono le coltellate che sono state inflitte a Niccolò, il quale ha cercato di aiutare un amico durante la lite. Subito, sia Stefano che Simona Ventura hanno raggiunto l'ospedale, dove è stato ricoverato il giovane Bettarini. Ora Stefano è lieto di annunciare che l'operazione è parzialmente riuscita. Ci vorrà ancora qualche tempo prima che Niccolò riesca a riutilizzare l'arto normalmente. Niccolò Bettarini, le sue condizioni migliorano. Un intervento durato più di 2 ore. Ricoverato presso un guarda a seguito delle ferite riportate il 1° luglio, è stato operato questa mattina. Chiuse virgolette, così Stefano Bettarini annuncia che il figlio è stato operato. Dopodiché rivela qualche dettaglio sull'operazione. L'intervento è durato più di 2 ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato. L'operazione è parzialmente riuscita. Per quanto riguarda il recupero delle funzionalità dell'arto, toccherà attendere qualche mese. Nella giornata di ieri, Simona Ventura ci ha tenuto a rassicurare tutti, rivelando che il figlio non era in pericolo di vita. Infatti, subito si era pensato il peggio per Niccolò, il quale è stato accoltellato in diverse parti del corpo. Stefano Bettarini e Simona Ventura vicini al figlio Niccolò dopo l'accoltellamento subito nella discoteca a Milano. Niccolò è stato operato e le sue condizioni stanno migliorando. Nel frattempo, entrambi i genitori ci tengono a lasciare una dedica al figlio, dopo quanto accaduto nella nota discoteca. I due sperano che sia fatta giustizia, in quanto il giovane avrebbe potuto perdere la vita.